Ciao amici, scusate l'invasione di campo, ma mi sono sentito in dovere di doverlo fare per portare una mia esperienza dopo aver visto poi il progetto meraviglioso a livello architettonico del futuro possibile stadio di Terni. Allora, io naturalmente non mi posso soffermare sotto l'aspetto burocratico, i tecnicismi non mi riguardano, ma voglio solo far immaginare quello che ho vissuto 8 anni da giocatore e 3 da allenatore in Inghilterra, andando in tutti gli stadi, in tutte le categorie, dalla Premier League alla League 2, la vecchia nostra Serie C2. Tutti stadi meravigliosi, con un fascino incredibile, che gli hanno dato sempre il senso e la sensazione di casa, anche quando ho giocato fuori casa, cioè nel vedere i tifosi lì attaccati, nel vederli partecipi da vicino, così vicini al campo. E mi ha fatto capire veramente che si può partecipare in maniera diversa, ci si può sentire più parte della famiglia, perché è vero che i valori per qualsiasi cosa vengono trasmessi, no? Dai nostri genitori, dai nostri avi, e allora entrano nel cuore, in questo caso parliamo di sport, i colori per le fere, rosso-verdi, ma questo può essere amplificato da un qualcosa che non si è ancora visto in Italia. Un unico caso, Marassi, Cesena in piccolo, però non esiste, e allora potrebbe accadere a Terni. Io me lo auguro, perché immagino un nuovo futuro per questa società che sta facendo molto molto bene, e immagino i tifosi che possano sentirsi parte integrante non solo come tifoseria, ma di una famiglia vera e propria, come se fossero i custodi dello stadio, per cui uno stadio da proteggere, da salvaguardare, da tenersi ben stretti. Uno stadio da vivere poi a 360 gradi, non uno stadio dove ci arrivi all'ultimo momento perché magari non hai comodità, non ti senti di viverlo magari un'ora prima, mezz'ora prima. Invece uno stadio proprio per come è il progetto, da vivere anche durante la settimana, 7 giorni su 7, così da poterlo vivere. E questo poi riporterebbe, e allora qui faccio un'invasione di campo, ad una riqualificazione anche di un'area, no? Per me sarebbe bellissimo, io penso anche per i cittadini che non sono tifosissimi delle fere, ma che vedrebbero comunque un qualcosa di bello, di nuovo. E questo non vuol dire scordarsi della tradizione, non vuol dire dimenticare quello che è stato per decenni il Libero Liberati, perché quello rimarrà nella memoria storica, nel cuore di tutta la gente di Terni, non solo dei tifosi, e rimarrà nei libri di calcio. Per questo io vi esorto e spero veramente che ci possa essere un punto convergente e che questo progetto possa avere veramente il suo sviluppo e poi possa sbocciare nel più breve tempo possibile, perché porterebbe qualcosa di meraviglioso alla città e naturalmente camminerebbe di pari passo con lo sport che tutti amiamo, che ci tocca il cuore, che è il calcio. Uno stadio solo per il calcio, uno stadio solo per le fere, uno stadio meraviglioso per Terni. Vi ripeto, in Inghilterra sembra di essere a casa di qualcun altro quando giochi fuori casa, ma rispetti proprio per quello. E quando invece giochi in casa, è la mia tana. E quando tu hai una tana tua, la difendi con tutto il cuore e con tutte le forze, e possono nascere anche dei miracoli sportivi. Perciò, forza, mi raccomando, aiutate affinché questo progetto vada in porto. E io spero un giorno veramente di poter entrare nel nuovo stadio delle fere, nella nuova tana delle fere, nella nuova casa delle fere. Un abbraccio, scusate mi sono dilungato, ma quando parlo di calcio il cuore va a 180. Ciao.